Hello everyone! Ragazzi, sono alle Isole Canarie e sto andando a provare un ristorante italiano a Gran Canaria. E per l'occasione ho chiesto a un mio amico canario, perché volevo una persona un po' meno di parte, di accompagnarmi. Quindi il mio amico Cristian è qui. Ciao! Ah sì, capisce anche l'italiano e lo parli anche abbastanza bene. Un po'. Allora, una cosa che ho notato è che comunque qui alle Canarie ci sono tanti italiani, quindi ci sono anche tanti ristoranti che sono tipo gestiti da italiani, con personale tutto italiano. Io oggi vado a un altro ristorante che non conosco, ho visto il menù da fuori e ho visto che ci sono cose che ho ritrovato in altri ristoranti canari. Ma la fanno davvero la pizza carbonara? Sì, pure noi la mangiamo tanto. Ti piace? Non tanto. Devi essere onesta, devi essere onesto. No, non è una pizza che chiedo io quando vado al ristorante a mangiare, veramente. Allora, osservazione numero uno, il posto ha un nome molto originale, o sole mio. Numero due, passano salsa romantica in spagnolo come musica. Hanno il distributore delle sigarette nel ristorante. Oddio, voglio vedere il menù. Allora, studiamoci questo menù che è la cosa più interessante. Come vedete le pizze stanno quasi tutte intorno ai 10 euro e stranamente sono tutte rosse, cioè non ci sono pizze bianche. Sono abbastanza tranquille, tranne un paio di pizza parmigiana, pizza bolognese, ne parleremo anche un po' dopo. E poi c'era la pasta tra i 10 e i 13 euro. Mi fa ridere che quando dicono spaghetti e maccheroni mettono i tre puntini e poi ti dicono come te li possono fare questi spaghetti e questi maccheroni. E c'era anche un sacco di pasta ripiena. Non c'erano gli antipasti, se non le insalate, e qui dovete scusarmi ma io non bevo, quindi non ho visto se c'era la carta dei vini. Raga, ho ordinato. Ho chiesto a Christian: oh, ma tu che vuoi, la pasta o la pizza? E lui mi ha detto: oh, forse la pizza. Si becca una pizza bolognese. Raga, la pizza bolognese. Sarà una pizza con sopra il ragù. Vi rubo due secondi per parlarvi dello sponsor di oggi, Cambly. Come sapete sono le Canarie, viaggio tantissimo e uno dei motivi per cui mi sento comunque sicura quando viaggio è perché conosco l'inglese. Voi sapete che per me l'inglese è fondamentale nella vita, cioè io sono anche un'insegnante di inglese, però insomma penso che come sia importante per me può essere importante per tutti voi che siate interessati alle culture straniere e a viaggiare. E Cambly è un buon modo per migliorare il vostro inglese perché è una piattaforma di e-learning con tantissimi insegnanti disponibili sempre 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno a prezzi altamente competitivi. Pensate solo che con l'abbonamento annuale, che tra l'altro potete avere scontato al 50% se utilizzate il mio codice Candy Summer, questo qui per il mese di luglio, una lezione individuale di 30 minuti vi viene dai 6,40 ai 7,80. In più, sempre con il mio codice potete avere una breve lezione gratuita, quindi io vi consiglio davvero di andare e provarlo perché davvero non c'è niente da perdere. In più su Cambly, inclusi nel prezzo dell'abbonamento, ci sono anche vari corsi tipo l'IELTS, l'inglese commerciale, ci sono tanti workshop, quindi si può scegliere l'insegnante o il corso o il percorso in base ai propri bisogni, alle proprie necessità. Vi ricordo solo che è adatto a studenti di tutti i livelli, quindi se sentite di non essere abbastanza bravi, no ragazzi, va benissimo. Lascio qui sotto tutte le informazioni nella mia info box e il codice sconto, ve lo ricordo, per la lezione di prova gratuita e per gli sconti è Candy Summer. Torniamo al video. Nel menù non c'erano gli antipasti, però vabbè, ho preso una caprese giusto perché voglio vedere com'è la mozzarella, se arriva la mozzarella buona. Arriva la mozzarella buona qua? Non credo che la buona vuona, magari sarà una imitazione di quella che ci avete voi. Non è così lontano però. Bueno, però non c'è la burrata, non c'è quella così, la mozzarella figa, che buona buona, che saporita, no? Normale sicuramente. E poi ho visto che c'è la pizza hawaiana. La pizza hawaiana. Poi c'era una pizza barbecue. Ringrazio che non ti ho preso la pizza barbecue. Con tipo salsa barbecue, non lo so, bacon, non l'ho capito. Tutto il mondo relaziona qua l'Italia con la pizza. I dolci? È più riconosciuto qua per tutte le napoletane che sono qui, il babà. Quindi volendo, se giro bene, trovo un buon babà a Gran Canaria? Quello è altra cosa. Allora, questa è la caprese che mi è arrivata, che era un po' scondita. Ho dovuto aggiungere dell'olio, però almeno si capisce che è una caprese. Fidatevi, negli anni di viaggi ho visto capresi che non erano capresi. La mozzarella è esattamente quella tipo il fior di latte che trovi al supermercato, senza lode né infamia, nel senso meglio di certa mozzarella che ho mangiato in giro nel mondo. Almeno si capisce che è mozzarella, ma è il fior di latte del supermercato, quello che paghi tipo 1,25 euro. Tu l'hai mai mangiata la mozzarella buona? Sì. Dove? Sempre la toscana, stato due volte per di là. Ma di bufala? Pure, più saporita di quella dei pacchetti. Non è male. Sei d'accordo con me? Uso questo time lapse per prepararvi a quello che vedrete tra poco, che è la pizza bolognese e le tagliatelle o sole mio, che erano quelle che avevo ordinato io con le zucchine, la panna e i gamberetti.
Madonna, quanta carne. Sembra quel manzo de vacuno che viene enlatato. La vuoi provare, Gri? Vamos, posso? Prego, prego. Fai vedere un attimo l'impasto. Alta. Salut. È buona? No, sai a dosi vuoi? Non posso, c'è la carne. Già, yeah, lo so, lo so. Sai solo a queso. Me la mangerò perché l'hai chiesto tu. Non è pure una bolognese, sì. Sì, magari metti qua un bel ragù sopra la pizza, tutti se lo mangerebbero, perché un bel ragù, bel fatto di 3 ore, qualcosa così, c'è sapore. Ma questo è solo carne, carne che viene pellata così. Ma l'impasto? La pasta non è male, guarda. Assaggiala tu se vuoi. Il sapore è buono. Guarda, pure mi ha portato un piatto di parmesano, ragazzi. Per la pizza? Che... Io devo assaggiare queste tagliatelle, scusate, ma... Allora, questo è l'aspetto del piatto. Devo dire che appena l'ho visto mi è preso un colpo perché non riuscivo neanche a capire che era pasta. Non si capisce cosa c'è, c'è questa massa di panna. Però ho detto, vabbè, proviamolo. C'è solo di panna scondita. Voi mi conoscete, io ho mangiato l'italiano in America, in posti terribili, e comunque dicevo, però questo sa solo di panna. Ho una mezza idea. Allora, cambio di programma. Le cose ce le siamo fatte mettere in una busta, me le mangio domani, perché io in questi 2 mesi ho provato un po' di ristoranti italiani qui e secondo me questo era davvero sotto la media. E non voglio dare un'immagine delle Canarie che si mangi in italiano così pessimo, perché non è vero. Voglio dare un'opportunità a un altro ristorante questa sera. Ne sceglierò un altro a caso e vediamo se va meglio. Penso che andrà meglio. Ah, e per concludere quell'esperienza, un piatto di pasta, una pizza, una birra, una bottiglietta d'acqua, una caprese, 36 euro. Sei italiano? Ci hai mai mangiato? No, questo non l'ho provato mai. Proviamolo. Secondo me così è un'analisi un po' più accurata. Allora, qui gli antipasti c'erano. Un menù ampio di mare e di pesce. Anche qui c'è il vitel tonnato come antipasto, che è particolare. E i prezzi sono sui 10-14 euro per un antipasto. Qui spesso ti portano, tipo coperto, il pane con l'aglio per iniziare in leggerezza il tuo pasto. È buono, è aglioso, è buono. Tutto qua è aglioso. È il piatto principale della Spagna, che è? Del Gran Canaria. Afo. Come antipasti ho scelto 2 cose molto diverse: le vongole, il sauté di vongole e la parmigiana di melanzane. La conosci la parmigiana? Sì. La sai fare? No. Buona. Un poco sosa, però sta buona. Posso dire? No. È bianco. Questa mi piace. Buona. Sauté di cozze. L'unico piatto in cui in Italia si sente l'aglio. E qui non c'è. Qui non c'è. Ma come funzionate? Passiamo ai primi, dai 10 ai 14-15 euro, notare come nella carbonara c'è la panna. E poi si passa dal risotto ai funghi porcini, frutti di mare, agli spaghetti della nonna, ai cannelloni e la lasagna, quindi un menù molto ampio. C'erano anche i secondi, noi però siamo andati sui primi e stavolta Christian ha scelto quello che lui voleva mangiare, poverino. Poi c'erano le pizze, anche qui a parte la focaccia erano tutte rosse, però avevano un bel aspetto questa volta. Ovviamente c'erano anche, ecco, queste pizze un po' strane, tipo hawaiana che si è riproposta. La barbecue, ma che è la pizza barbecue? Vabbè. La lasagna, che ti la piace lasagna. Tanto. Vediamo se è fatta casella. Ma come è tanta. Gigantissima. La pasta pare essere troppo cotta con il coltello. Sta buona. Questo sì che è una bella bolognese, un bel ragù magari. Per Yeah Girl, tagliatelle ai gamberetti. Ma il piattone. Il tuo trainer ti ha detto che devi mangiare di più. Il trainer mi ha fatto, devi mangiare di più. Ma io sto sempre a mangiare. Perché non te conosci lui. Buono. È abbastanza bene, abbastanza saporita. E per finire, un tiramisù. Tiramisù della fragola. Si fa anche il tiramisù di fragole. Sì, l'ho trovato male. Non c'è il biscotto, è buono, è mascarpone, ma non c'è il biscotto. Sono normale? Mi ha appena detto, dammi una buona recensione del tiramisù. Perché dice, io ho 6 figli, È buonissimo questo tiramisù, regà. E questo è il conto finale, con un bicchiere di vino.
Allora, devo dire che questo è più quello che magari uno si può aspettare. Cioè sì, ci sta la pizza bolognese, però poi quello che mangi non è cattivo, però era buono. Questo era buono? Sì, sì. Sopra la media. Esatto, sopra la media. Tu diresti che è sopra la media? Più o meno, sì, no? Questo non lo so, io ho provato pochi ristoranti italiani, devo dire che erano super giù così. Ma si vede che io l'ho provati buoni. Era buono, buono. Eccoci qui ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non era troppo costruito, ho pensato, ho scelto due ristoranti abbastanza a caso e ho detto quello che pensavo e vi ho fatto vedere quello che ho visto. Se questo contenuto vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento e seguitemi anche su Instagram, faccio un sacco di cose per imparare appunto l'inglese. A presto, ciao!